La flotta su gomma della ANM, l'azienda napoletana Mobilità, si arricchisce di nuovi 20 autobus diesel Euro 6. I bus si vanno così ad aggiungere ai 13 mezzi alimentati a metano messi in circolazione pochi giorni fa, innesti con cui la ANM punta a rinnovare il parco autobus con lo scopo di fornire un servizio sempre migliore all'utenza e allo stesso tempo ridurre le emissioni inquinanti. I bus acquistati dalla Regione Campania con fondi del Ministero per le Infrastrutture sono stati assegnati da ANM per una spesa da ammortizzare in 8 anni di circa 126.000 euro per l'intero lotto di autobus. Un risultato conseguito, spiega il sindaco Luigi De Magistris, dopo un lungo periodo in cui l'azienda Mobilità aveva rischiato seriamente il fallimento. Che l'abbiamo messa in sicurezza, abbiamo fatto un grandissimo lavoro, Comune di Napoli e ANM. Io lo ricordo sempre, qualche anno fa ANM era non sul precipizio, oltre, era già quasi fallita, oggi è un'azienda solida, pubblica, che adesso assume pure. Con il sindaco presenti anche l'assessore ai trasporti Marco Gaudini e l'amministratore di ANM Nicola Pascale. Servizio rafforzato con mezzi nuovi e anche quindi una fortissima attenzione alla svolta green del trasporto pubblico. La necessità di avere mezzi nuovi a basse emissioni o addirittura a zero emissioni in atmosfera. Non ci fermiamo qua, cominciamo a pensare al futuro e a quale debba essere la trazione del futuro, puntando decisamente anche sull'elettrico per il rinnovo della nostra flotta.